Buongiorno a tutti e benvenuti. Stamattina abbiamo l'onore di ricevere ad Altavilla Silentina il vicepresidente del Parlamento europeo in veste istituzionale qua stamattina e ci ha fatto visita con grande piacere quello che noi gli abbiamo illustrato come il programma che adesso vi dirò, vi leggerò. Quando ho scritto degli appunti, chi mi conosce sa che parlo sempre a braccio, però stamattina le cose sono argomentate in modo un poco tecnico, quindi vi leggerò. Allora, un saluto a tutti i colleghi sindaci dei comuni capofili della Basilicata, qui presente di Tito, Marsico Nuovo e tutti i sindaci presenti in sala, il sindaco di Piaggino, il presidente della BCC di Capaccio, i consiglieri comunali che sono qui presenti, tante altre autorità, i rappresentanti della BCC dei comuni cilentane, tra poco ci dovrebbe raggiungere anche il vicepresidente questa mattina. Alcuni sindaci dell'accordo di programma sono in ritardo nell'arrivare qua in quanto hanno avuto degli imprevisti e quindi ritardano un poco la loro presenza. L'incontro di questa mattina non è certamente un dibattito, ma l'occasione per presentare al nostro illustre ospite e dai colleghi sindaci e amministratori intervenuti. L'accordo di programma, il cui tema vedete alle mie spalle, promosso in questa prima fase dai comuni qui rappresentati, prende spunto dalla scelta strategica contenuta nel position paper che indica tra le priorità della programmazione 2014-2020 le aree interne e i comuni ubicati in queste aree, a cui si lascia l'opportunità di potersi rendere promotori di una proposta programmatica di sviluppo che si integri con la molteplicità di territori nella programmazione regionale. Il nostro obiettivo è che il programma, completato da azioni tematiche e piani di sviluppo ora in elaborazione, possa essere condivisi dalle autorità regionali e portarci alla sottoscrizione di accordo quadro intorno a cui stringersi in forma di partenariato. Non soltanto il nostro Parco Nazionale del Cilento, del Diano e degli Albuni, ma anche con i comuni della Basilicata, con i Parchi Nazionali del Pollino e del Lago Negrese. Ma su questi specifici argomenti sarà certamente più esaustivo nel suo intervento il direttore della società Progetto Ambienti, che fin qui mi ha accompagnato, il dottore Balbi, che qui è presente. L'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è che con l'adozione di questo sistema si potrebbero realizzare almeno due risultati. Il primo, che riporta le amministrazioni locali al ruolo di soggetti attivi delle programmazioni territoriali e quindi fautore del proprio destino. Il secondo, che un piano di sviluppo non può soltanto uno strumento per catturare un po' di denaro pubblico, ma piuttosto un'occasione per recuperare allo sviluppo dei territori, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, per accrescere le opportunità di lavoro, per favorire alle piccole imprese qualche occasione di lavoro, per rendere i nostri territori maggiormente attrattivi. Questi sono gli elementi cardine della nostra iniziativa, questi sono gli obiettivi che speriamo di poter realizzare nel prossimo settennato. Nel ringraziare i colleghi sindaci che hanno già deciso di aderire al nostro accordo ed anche coloro che mi hanno già annunciato la loro intenzione di avviare le procedure per entrare a far parte della nostra squadra, ma voglio anche rivolgere un caloroso invito ai sindaci con cui oggi per la prima volta affrontiamo questo tema di valutare se non sia il caso di stringerci insieme con un comune sforzo per fare sistema, di superare i confini dei singoli territori per unirci in una grande proposta di sviluppo e programmi per l'intera area che corre da Eboli fino all'estremo di Sapri. Nel nostro testo di accordo è detto con grande chiarezza che l'organo supremo che regola la vita dell'accordo e cui spetta decisione di assunzione di responsabilità è l'Assemblea dei Sindaci, coordinata soltanto dal Comune Capofila. Questo accordo di programma ci offre l'opportunità di adottare un metodo innovativo
che prende spunto di linee guida e che si vanno ad integrare in un più generale piano di sviluppo per portare a soluzione le principali criticità che affliggono le piccole aree rurali e i comuni delle aree interne. Voglio qui rapidamente citarne soltanto due. La mancanza di strutture recettive, senza le quali non sarà possibile avviare una qualsiasi azione di politica di sviluppo di attività turistica, mediante il ricorso al recupero del patrimonio immobiliare disabitato o abbandonato nei borghi o centri storici, per creare posti letti e recettività raccogliendoli in un'attività di albergo diffuso. La possibilità, una volta dotati di comuni di strutture ricettive, di sviluppare attività sotto forma di microimprenditorialità per programmi di accoglienza, di soggiorni, eventi, attività culturali, offrendo i prodotti della filiera enogastronomica di cui i nostri territori sono straordinari produttori. Tutto ciò che noi riteniamo lo si debba realizzare mettendo in cantiere dei veri piani di sviluppo comunale che possano esaltare le grandi attrazioni dei territori per farli diventare elementi di sviluppo di nuove e più moderne attività del settore del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura. Su queste basi svilupperemo la nostra futura attività, che ci vedrà immediatamente impegnata nell'illustrare al Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Campania, prima e alla Presidenza della regionale, dopo, gli obiettivi della nostra iniziativa, le linee guida e le azioni che riteniamo di mettere in campo per raggiungere questi obiettivi. È un programma ambizioso, un percorso difficile, ne siamo consapevoli, ma la squadra di comuni che abbiamo costituito, che speriamo possa accrescersi presto di nuove adesioni, che possa abbracciare i territori del Cilento, del Mingardo e del Bussendo, costituirà una forza di idee, di proposte, avrà il sostegno di imprenditori e di giovani che ci auguriamo possa ottenere il plauso dell'amministrazione regionale ed essere accolta perché espressione di proposte di rinnovamento da attuare con metodi innovativi. Tutto ciò è stato concepito in modo assolutamente trasversale verso la politica e non per raggiungere personali successi, ma è uno sforzo che vogliamo realizzare perché nostro dovere farlo, perché lo dobbiamo ai nostri cittadini, a noi stessi, ai nostri figli. Tutti gli obiettivi potranno essere realizzati soltanto se si riuscirà ad integrare azioni tematiche pubbliche con attività private, interpretando fedelmente le indicazioni contenute nel documento di programmazione della Commissione europea 2014-2020 e nel quadro strategico comune. Signor Presidente, signore e signori, come ho detto nella premessa, non volevo tenere un dibattito, ma l'occasione per farvi conoscere queste nostre iniziative, e non potevamo un'occasione migliore per presentarci che avere quale autorevole ospite, uditore il Vicepresidente del Parlamento europeo, onorevole Gianni Pittella, a cui rivolgo un sincero ringraziamento da parte mia e dei colleghi sindaci per aver dato ulteriore lustro ed importanza al nostro evento. Sono sicure e siamo sicuri che lui sarà anche nel prossimo futuro al nostro fianco, al pari del governatore della Regione Campania, che mi accingerò ad incontrare nelle prossime settimane. Io credo e spero che già nei prossimi mesi potremo essere in grado di rivederci per presentare ai cittadini e agli amministratori di tutta la provincia di Salerno le linee strategiche del nostro piano e dei primi piani di sviluppo comunale. Per quel giorno, come oggi, speriamo di poter avere con noi l'onorevole Gianni Pittella, con una sola variante, di vederlo nel prossimo incontro come Presidente del Parlamento europeo. Lui è una persona semplice, umile, viene da Lauria e a 19 anni è stato già in politica, essendo consigliere comunale a Lauria, vero? Sbaglio. Poi ha fatto una lunga carriera alla regione Basilicata fino ad arrivare al Parlamento europeo. È uno che si ferma con la gente, ragiona, lavora, e quindi è uno del popolo. Non è quei politici che si arranca dietro una TV, sta là e fa spot elettorali o quant'altro. Adesso passerei, sempre per la parte tecnica, la parola al dottor Balbi,
che ci illustrerà un poco tecnicamente come funziona questo progetto che noi abbiamo fatto. Allora, signor Presidente, signore e signori, brevemente farò delle considerazioni sugli spunti che ci ha offerto il Sindaco nella sua introduzione, che ha avuto la capacità di raccogliere intorno a temi importanti che oggi stamattina discutiamo. Sono due soprattutto: l'accordo di programma, che vediamo di inserire in una logica tecnica, e le aree interne. Sono tutti e due questi elementi portanti della programmazione 2014-2020 che ci accingiamo ad affrontare, anzi siamo già nel settennato che avrà competenza su questa programmazione e che ci accingiamo a vivere, come diceva il Sindaco di Altavilla, da protagonisti. È sicuramente una base di indirizzo e di confronto di grande innovazione. I due periodi precedenti, 2000-2006, 2007-2013, hanno offerto all'analisi dei tecnici dei dati assolutamente contrastanti, dando il valore di contrasto alla parola contrasto, quello che danno gli operatori di borsa, quindi non indici assolutamente positivi. Questo perché i livelli occupazionali, il livello di accoglibilità dei territori, la possibilità di nuova impresa non ha raggiunto quegli indici che ci si aspettava, soprattutto perché nel periodo 2007 fino ad oggi si sono acuiti una serie di fenomeni degenerativi dell'economia mondiale, possiamo dire, che ne hanno accentuato i risultati negativi, soprattutto con risultati sempre più critici su quelle aree più deboli, più emarginate dei territori. Nei documenti di preparazione all'accordo di partenariato che sottende l'attività programmatoria del 2014-2020 si è posta attenzione soprattutto a questa parte di approccio alle linee guida e di sviluppo, ponendo soprattutto, scendendo qui nell'ambito territoriale che più ci è vicino e che più ci è congeniale, l'attenzione agli indicatori economici che erano relativi alle regioni del centro-meridione e noi ci riferiremo all'area soprattutto campano e salernitano, dove è risultato sempre più evidente lo stato di arretratezza generalizzato che si è raccolto in questi territori, che ha colpito non soltanto i territori dal punto di vista socio-economico, ma anche gli attori principali di questi territori, i cittadini, come diceva il Sindaco, per un mancato raggiungimento di una migliore condizione di vita, e le imprese che erano presenti su questi territori, non rendendo peraltro il territorio favorevole ad accogliere nuovi elementi, nuovi impulsi nuovi impulsi di impresa. E quali erano poi alla fine, perché questo fa da elemento cognitivo per poter impostare la programmazione futura, quali sono stati gli elementi maggiormente critici che si sono posti alla nostra attenzione? Da una parte, in queste aree un'assenza quasi totale dell'innovazione, sia nella parte amministrativa che nella parte imprenditoriale, un contesto assolutamente sfavorevole al recepire nuovi impulsi imprenditoriali e di conseguenza, venendo meno questi due principi attivi, sono determinati elementi di assoluto sottoutilizzazione del capitale umano. Quindi una disparità nei territori che si è andato determinando, che ha indotto nella fase di preparazione del partenariato ad individuare strategie che fossero aggregative per i territori e che permettessero di ottenere delle politiche incisive sulle aree per raggiungere che cosa? Azioni di crescita sostenibile, una competitività accresciuta e comunque complessiva dei sistemi, una riduzione delle disparità regionali,
una produzione di benefici risultati che potessero incidere su un mutamento dei trend che soprattutto nel campo occupazionale hanno contraddistinto questi ultimi interventi. E quindi tutto ciò che cosa alla fine ha determinato? Un giudizio assolutamente preoccupato, un giudizio assolutamente allarmato sulla situazione, sullo stato delle aree interne. E questo tema è stato posto nell'ambito delle strategie primarie dell'intervento della programmazione 2014-2020, dove non si parla di area meridionale, non si parla di agricoltura, non si parla di turismo, ma si parla invece di un'area strategica su cui intervenire, su cui far convergere soprattutto i funding priority, quel insieme di assi di intervento agevolativi che permettessero il rilancio dell'economia di questi territorio. Risorse peraltro già raccolte nel QCS che vanno sia dal turismo allo sviluppo rurale, alla pesca, una molteplicità di intervento. Ma tutto questo poi alla fine a che cosa deve servire? Quali sono i risultati? Anche qui in questa programmazione insieme alle aree strategiche sono stati individuati dei metodi per arrivare ai benefici di cui parlavamo. E sono 7 i metodi che sono stati individuati. Il primo, uno di questi è importante, è quello degli obiettivi da raggiungere, poi le azioni per raggiungere questi obiettivi, la trasparenza delle iniziative, la possibilità che queste azioni possono immediatamente ottenere, far ottenere ai territori dei benefici. Ma basta questo per capire a che cosa? Che l'approccio ai fondi, diceva bene il sindaco, non soltanto il progetto non soltanto come semplice occasione di spesa, ma invertendo il rapporto fondo-investimento. È il comune che usa la sua programmazione per accedere alla spesa, quindi invertendo strategicamente il rapporto risorse-programmazione. Quindi non progetti, quelli a cui molti sindaci, un po' tutti noi eravamo abituati, la classica romantica scheda o il progetto tecnico fine a se stesso, pur mantenendo questa grande importanza nelle proposte da avanzare, si cambia un po' il sistema, la procedura, la checklist se volete per arrivare ai fondi. Si dice: vogliamo innanzitutto intuire quali sono gli obiettivi che voi volete raggiungere. Obiettivi che volete raggiungere allorché ci proporrete, come diceva il sindaco, di risolvere la vostra carenza di ospitalità, se volete intervenire sul turismo recuperando recuperando un patrimonio edilizio nei borghi, o se volete recuperare dei plessi pubblici. E già lo abbiamo fatto in altre regioni meridionali dove abbiamo creato progetti per recupero di vecchi asili, vecchie scuole, vecchi carceri abbandonati, denaro pubblico comunque, che comunque sarebbe stato destinato all'abbandono. Ebbene, abbiamo fatto delle strutture ricettive lì dove queste erano necessarie ed indispensabili per creare almeno quell'arma nelle mani dei piccoli comuni per creare ospitalità e quindi incamminarsi lungo la strada delle attività produttive nell'ambito del turismo. Ma da solo questo evidentemente non basta, non basta avere l'intuizione che la mancanza di strutture ricettive possa risolvere un problema. Dobbiamo anche spiegare che cosa ne facciamo poi di questo intervento. Dobbiamo fare un'analisi, e questo è un altro elemento di novità nella programmazione, quello di riuscire ad argomentare sull'analisi ex ante di ogni singolo progetto e dire qual è il target di riferimento. Allora cambia l'accesso all'utilizzazione di fondi. Non c'è più soltanto un intervento di carattere tecnico che muta, che indica, che propone l'intervento strutturale, ma a monte, al pari di questo, c'è il progetto economico. Il progetto economico che assume un ruolo strategico. Vuole sapere l'Europa, noi di questi denari
a quale mercato lo riferiamo, quindi il target di riferimento. Nell'ambito del target di riferimento, qual è la tipologia di cliente che nel comune di Altavilla, al pari di qualsiasi altro comune, di qualunque area del territorio meridionale, pensa di investire dei denari per farne attività pubblica. E nell'ambito del target, qual è l'area geografica di riferimento? Tant'è che troverete nei prossimi criteri attuativi delle norme, degli indici molto severi e molto analitici di valutazione. Si chiederà addirittura la capacità di individuare la fruibilità del bene. Per cui se si vuole recuperare un grande plesso di importanza culturale, archeologico, eccetera, e su questo chiedere un investimento, ci sarà chiesto, ma chi sarà il soggetto, il cliente, se volete, il target che potrà usufruire di questo bene, e quindi su quell'investimento che io ho promosso riuscirò a creare un ammortamento, un'occupazione, un qualsiasi valore aggiunto tra i cittadini e tra le imprese. È quindi un metodo assolutamente nuovo. Rispetto a questo bisognerà fare i conti, e il merito al sindaco di Altavilla va riconosciuto, è quello di aver già da un anno avviato una sua esperienza di collaborazione con altri sindaci di altre regioni, soprattutto queste limitrofe della Basilicata. Pensate, lì lui ha aderito già un anno fa con un'intuizione felicissima dal punto di vista tecnico-scientifico, all'accordo di programma sul turismo fluviale promosso in Basilicata. Spenderò due secondi per citarvelo, perché va fatto, perché è importante dal punto di vista della promozione. Sindaci della Basilicata hanno avviato, partendo da Grumento, e vedrete perché parto da lì, che ha un sito di straordinaria importanza, Grumentum, probabilmente risale addirittura storicamente, nasce prima di Pompei, era la punta più avanzata rispetto al Mediterraneo come città importante di scambi commerciali. Ebbene, da quel sito archeologico, dove pensate costantemente operano quattro dipartimenti primari di quattro università diverse italiane. Quindi è un sito di grandissimo interesse. Si parte da Grumentum, si risale attraverso il fiume Agri, siamo nell'ambito territoriale del Parco del Lago Negrese. Si sale su, si risale l'Agri attraverso il Melandro, quindi arriviamo verso i confini con la provincia di Salerno, quindi Tito, Romagnano al Monte, il Savoio di Lucania, siti di straordinaria bellezza. Scendiamo giù verso il Tanagro con Pertosa e Auletta, arriviamo verso Palomonte sul Selo, fino ad arrivare ad Altavilla, altro corso fluviale, il Calore, e noi siamo partiti dalla Basilicata per avere questo percorso ideale che ci porta poi dove? Sulla costa cilentana, ci porta verso il mare, verso Capaci, ma ci porta soprattutto a Pestum. Quindi c'è un legame ancora, culturale non solo, ma strategico dal punto di vista del brand dell'offerta turistica, perché mettiamo a sistema due siti archeologici di grandissimo interesse, quello di Grumento e quello di Pestum, che non hanno se non la bellezza di due elementi diversi: da una parte il parco, la collina, la montagna, dall'altra parte il mare, oltre al bene archeologico. E se riuscissimo nel tentativo di portare avanti quello che auspicava stamattina il sindaco di Altavilla, di coinvolgere anche i territori del Cilento, quindi scendiamo ancora giù lungo la costa cilentana, attraverso le aree interne della provincia cilentana, ci troveremo dove? A Sapri. Sapri si collega a Banatea, una delle 4M, uno dei grandi attrattori su cui ha investito la regione Basilicata, su cui probabilmente si farà una riflessione di ammodernamento di questo concetto. E se vedete, arriviamo nel Parco del Pollino. Abbiamo fatto un percorso straordinario, abbiamo coinvolto tre parchi nazionali, Lago Negrese, Vallo del Diano, Pollino. È un'area su cui se i sindaci riescono a concepire
l'idea di sistema indispensabile e necessaria per poter diventare competitivi in una nuova economia di sviluppo che coinvolge i giovani, che coinvolge le imprese, che rende i territori favorevoli alle imprese. È un tentativo da fare, è così su queste grandi cose che si può organizzare la competizione e che si può promuovere lo sviluppo. E ritengo, spero che sia almeno così, finita l'epoca del qualunquismo delle schede. È una nuova scommessa, diceva bene il sindaco, lo dobbiamo ai nostri cittadini, ma lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a noi stessi. Io ho una figlia che, come tanti altri, ha avuto un grandissimo, straordinario successo dopo due lauree, dove? In Svizzera. In Italia era ridotta, insomma, oltre non ha voluto lavorare negli studi, come spesso succede con i genitori. Noi dobbiamo creare le condizioni affinché i giovani abbiano occasione per mettersi in discussione, per creare competizione. È un'occasione questa, la programmazione 2014-2020, che ci offre questa possibilità. Gli stakeholder, che sono nient'altro che i cittadini, i portatori delle istanze territoriali, vanno apportati e vanno attratti in questa discussione. Lo dice anche il documento che troverete di partenariato. È indispensabile che i governi regionali facciano ragionare, vadano a discutere con i comuni, quindi si recupera quel ruolo essenziale dei comuni, che è soggetto di programmazione territoriale, che è l'unione tra il governo centrale e le reali esigenze dei cittadini. Se tutto questo succede, e se tutto questo per succedere si realizza attraverso l'impegno dei sindaci, avremo scritto una pagina di innovazione per questi sistemi. I fondi ce ne saranno tantissimi. Se qualcheduno di voi ha seguito l'evoluzione degli ultimi tempi, avrà visto ormai su internet il progetto Horizon 2020. Ci sono 56 miliardi solo per la ricerca. E non è detto, non c'è scritto da nessuna parte, ad Altavilla la ricerca non si può fare, oppure a Sacco la ricerca non si può fare. Si tratta di attrezzarsi per utilizzare questi fondi. Io ho avuto la fortuna di partecipare a gruppi di studio negli ultimi 2 o 3 anni su questa impostazione. Ho un grandissimo timore. Nel 2013 molte risorse non sono state utilizzate. Rispetto a questa nuova tendenza, rispetto a questi nuovi metodi, rispetto a questa nuova impostazione, se non ci si attrezza con cosciente volontà, ritengo che l'indice di non utilizzazione di fondi è destinata a crescere. Se questo non dovesse essere un elemento convinto, consapevole da parte degli amministratori, noi non avremmo reso possibile questa grande occasione che ci si presenta. È la possibilità di investire sul turismo una delle occasioni su cui noi abbiamo immaginato, ma non solo abbiamo tirato le somme di quelli che possono essere gli investimenti, abbiamo anche indicato quante unità, i ragazzi, le professionalità, le tipologie di imprese che devono essere inserite in questa programmazione. Alla fine, fare sistema non è un modo romantico di affrontare il problema nelle aree interne. Considerate che nelle aree interne abita un quarto della popolazione nazionale. Non è la definizione aree interne uguale a mezzogiorno. È un tema che riguarda l'intero tessuto nazionale. Il 60% del territorio nazionale è rappresentato da aree interne. 4.000 comuni sono presenti nelle aree interne. Quindi è un elemento di grandissima attenzione che viene posto sotto osservazione per questo tema strategico nello sviluppo. Quindi perdere questa occasione è storico,
in negativo per il nostro paese, tutto il nostro paese. Territori affranti, colpiti dal livello di abbandono, fenomeni degenerativi del dissesto idrogeologico. Tutte queste cose possono trovare ospitalità, risoluzione e una politica di riproposizione. Diceva bene il sindaco, noi non vogliamo chiedere al vicepresidente del Parlamento europeo un aiuto, noi vogliamo presentare al vicepresidente del Parlamento europeo e domani all'assessore regionale delle attività produttive della Campania e il giorno dopo al presidente della regione della Campania nostre proposte per entrare nella programmazione regionale. Come si entra nella programmazione regionale? Scegliendo un accordo quadro, l'APQ, uno dei sistemi che la programmazione 2014-2020 ci suggerisce. Volete far sistema? Fate sistema nell'ambito dei sistemi di progetto. Questo è quello che io auspico, lo abbiamo già fatto in tante altre regioni, abbiamo avuto risultati eccellenti, abbiamo potuto collaborare col CNR, abbiamo potuto collaborare con l'università, abbiamo avuto diverse esperienze, abbiamo testato questi nostri programmi in singoli comuni e la programmazione 2014-2020 finisco, dice anche io voglio verificare se i sistemi, i metodi, le scelte strategiche potranno essere vincenti. E la scelta è questa, individuare aree pilota, una per ogni regione, individuata dalla regione, con decreto del governo, dove io voglio non creare un'area franca, non creare un'area protetta, non marginalizzare ulteriormente un'area, ma voglio testare ciò che poi tutte le altre aree di cui potranno beneficiare. È anche questo un elemento di grande innovazione. Voi non potete, noi non possiamo perdere questa occasione. Noi dobbiamo far proporre questo accordo di programma, sinergico rispetto a tutte le altre territori della bassa provincia salernitana e candidarla nell'ambito della programmazione dello sviluppo Campania ad essere area pilota. Sarà difficilissimo se pensate alle aree interne dell'Avellinese, se pensate alle aree interne del Beneventano, dell'Alto Casertano. Ma le bellezze, le eccellenze, le straordinarie tradizioni di questi territori possono risultare alla fine vincenti in un'ottica di una programmazione che oggi noi salutiamo come impostazione, ma che domani anche io, aggiungendomi agli auguri che ha fatto il sindaco di Altavilla, speriamo nell'arco di 2 mesi di poter presentare in una articolazione molto più compiuta con non solo linee guida generali di sviluppo di questo accordo di programma, ma con un insieme di progetti, di programmi testati sui singoli comuni che faranno parte di questo accordo di programma. E veramente ci auguriamo tutti noi, dopo tanti anni, che ad ascoltarci ci sia il primo presidente italiano, dopo tanti anni, del Parlamento europeo, l'onorevole Pittella. Grazie dottore Balbi, come avete avuto modo di sentirlo tecnicamente come funziona recuperare fondi europei. Certo non è un progetto questo che si realizzerà subito, ci vuole un po' di tempo. Pensate che io ad Altavilla adesso in questo momento sto facendo con l'ufficio tecnico qui presente, l'ingegnere Fusco, che ringrazio per tutta la sua collaborazione che mi dà. Ho l'ufficio tecnico intasato di gare di appalti, in quanto già la passata consigliatura avviò una procedura di finanziamenti in aree rurali con i PIF, i piani di filiera integrata, per l'estate rurale, recupero di acque, cioè ristrutturazione di acquedotti nel 2010, portato avanti nel 2011 da questa amministrazione. Oggi
stiamo facendo 6-7 gare di appalto, l'ufficio è intasato e ci chiedono anche altri sindaci, altri colleghi, altre persone, come fai in questo tempo di crisi a sbocciare, a fiorire? Questi sono progetti che vanno un poco lunghi, ma poi alla fine i soldi arrivano. È finito i tempi della legge 51, dove lo Stato ogni anno, la Regione, dava il contributo in proporzione a ogni comune. Ci sono comuni che possono fare tanto, ci sono comuni che se non lavorano non possono avere niente. Colgo l'occasione per salutare il sindaco di Magliano Vetere, il vicepresidente della BCC dei comuni cilentani, che è arrivato poc'anzi. Voglio ringraziare l'arma dei carabinieri che stamattina è qui con noi, i vigili urbani, la protezione civile. Adesso passo la parola al sindaco di Serre, dove anche lui farà il suo intervento. Non parleremo tutti, parlerà dopo di lui il sindaco di Castelcivita, per stringere pure i tempi. Oggi è venerdì santo, quindi capisco che tutti quanti siamo impegnati, anche perché dopo devo far visita all'onorevole un'azienda nel nostro comune, quindi, e poi stare in un momento assieme pure con voi. Dopo lui si tratterrà un poco, pure qualcuno che vuol chiedere qualcosa. Prego sindaco, le passo la parola. Sì. Buongiorno signor Presidente, buongiorno a tutti signore e signori, buongiorno ai sindaci intervenuti. Mi soffermerò brevemente con alcune considerazioni su temi che sono stati già illustrati negli interventi che mi hanno preceduto, e lo farò parlando soprattutto del mio comune, i cui caratteri essenziali per morfologia del territorio, consistenza del tessuto economico e sociale, sono simili a quelli di tanti altri comuni del territorio salernitano e soprattutto delle aree interne. Serre è compreso tra due fiumi, il Sele e il Calore, ha un'oasi WWF bellissima di Serre Persano, che è un fiore all'occhiello della nostra provincia, la Casina Reale di Persano, pur se all'interno del comprensorio militare, ma potrebbe essere un attrattore di primo rilievo per le nostre aree, ed infine il Golf, che deve essere ripreso e potenziato. Un territorio, quindi, il mio, quello che rappresento, che presenta elementi di attrazione di grande interesse, tradizioni storiche, culturali, beni monumentali, bellezze paesaggistiche, prodotti agricoli di eccellenza e anche artigianato di qualità. Eppure, per quanto il nostro territorio sia ricco di attrattive risorse, soffre in modo sempre più drammatico dei problemi comuni a tutte le aree più interne dei territori: disoccupazione, invecchiamento della popolazione, fenomeni di grave dissesto idrogeologico determinati non soltanto da fenomeni naturali, ma anche dall'abbandono dei territori stessi. Tutto ciò lo subiamo quotidianamente e giorno dopo giorno ci convinciamo che per uscire da questo stato di ineluttabile destino che ci porta al declino, c'è bisogno di uno scatto in avanti che ci permetta di uscire dallo stato di perenne e costante declino e arretratezza. Ebbene, credo che partecipare attivamente all'attività di questo accordo di programma ci permetterà di raggiungere da subito due obiettivi importanti. Il primo, che collaborazione tra una molteplicità di amministratori si possa creare un sistema di strategie di sviluppo utilizzando le risorse dei territori per avviare una nuova piccola ma graduale ripresa delle attività nel settore della ricettività, dell'accoglienza, dell'intrattenimento in ognuno dei nostri comuni. E il secondo, che dobbiamo cercare di coinvolgere ad essere partecipi di questo sviluppo tutti, i giovani, gli artigiani, i cittadini tutti. Avremo così realizzato uno di quegli obiettivi che precedentemente sono stati citati come prioritari per la programmazione 2014-2020, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini. Un'occasione per stare tutti insieme in un grande programma di indirizzo strategico fondato su programmi multiasse. Questo significa fare sistema, significa riuscire ad utilizzare sistemi di programmazione integrata per la realizzazione di progetti innovativi e moderni. Anche questi due dati sono stati già sottolineati come elementi portanti della programmazione che ci accingiamo a vivere, sperando di farlo
tutto questo da protagonisti, viste le difficoltà che ci saranno, ma che cercheremo di porci in maniera, come diceva il professore Balbi, in maniera positiva e propositiva. Noi ci dobbiamo presentare e dobbiamo essere più bravi degli altri. Il nostro quindi è un tentativo ambizioso lungo un percorso insidioso, ma non possiamo sottrarci dall'incamminarci lungo questo sentiero che è la nuova Europa che ce lo chiede, perché ci viene chiesto di essere protagonisti e fautori del nostro destino. È indispensabile per il raggiungimento di questi obiettivi la più ampia collaborazione con i soggetti attivi dei territori, rendendoli partecipi di questi programmi, stimolando proposte di nuove imprenditorialità e microimprenditorialità locale, che possano riportare al mercato le eccellenze locali, quali il patrimonio dell'ambiente, le tradizioni culturali, l'enogastronomia, tutti elementi strategici indispensabili per il rilancio dell'economia locale nell'ambito del turismo sostenibile, facendo da stimolo all'indotto che da questo potrà essere generato. La produzione di olio di qualità, ad esempio, la presenza di associazioni sul territorio, gli eventi culturali e musicali che caratterizzano il mio territorio e le piccole realtà artigianali che si stanno sviluppando possono essere il nostro punto di partenza. Da tutto ciò è lecito attendersi un miglioramento della qualità della vita dei cittadini, offerta di nuove opportunità di sviluppo alle imprese, integrazione dei giovani diplomati e laureati nel tessuto sociale ed economico dei nostri territori. Dobbiamo dirlo a noi stessi per poi ripeterlo ai nostri concittadini che lo sviluppo, il progresso dei territori e delle popolazioni sono e saranno sempre più dipendenti delle capacità di non sprecare risorse naturali, ma difendere e salvaguardare l'ambiente nella consapevolezza che trattasi di beni non riproducibili. Per essere in linea con i nuovi indirizzi di sviluppo che propongono il recupero delle identità locali a discapito delle sovrastrutture nazionali, bisogna soprattutto diventare attrattivi per le nuove generazioni, preparando il futuro e praticando l'innovazione. Questo accordo può e deve diventare un'iniziativa in grado di intercettare anche l'attenzione delle nuove generazioni, convincendoli che esistono ancora valide motivazioni ed occasioni per restare ed impegnarsi nei luoghi nativi, con il loro entusiasmo e le conoscenze tecniche che loro possono apportare per la creazione di nuove microimprese. Il nostro territorio si caratterizza soprattutto per le ampie aree rurali, che ne rappresentano per molti aspetti contestualmente sia punti di forza ma anche di debolezza nell'ambito dell'intero tessuto regionale. E se il dissesto idrogeologico, come prima veniva accennato, la difficoltà delle comunicazioni, la lontananza dei centri di servizi di eccellenza, anche se devo dire che serve un po' più vicino, come Altavilla è posta in una posizione un po' più favorevole, possono rappresentare un elemento di debolezza questo, il nostro territorio, le nostre colline e le montagne, le bellezze naturali ed archeologiche, la vicinanza alla costa cilentana costituiscono un elemento di grande forza da cui ripartire per il nostro definitivo riscatto. Scopo del nostro accordo è riuscire ad elevare i punti di forza ed eccellenza per neutralizzare le debolezze strutturali del nostro territorio. L'essere piccoli, riferendosi alle dimensioni urbane, non per forza esprime impossibilità di essere competitivi o non essere in grado di esprimere capacità di sviluppo intelligente. L'occasione di essere partecipi di un'azione di sistema in unione di altri territori, superando, e questo voglio sottolinearlo, particolarismi e municipalismi, può generare sviluppo competitivo ed economico, esaltando i valori delle tradizioni e della tutela dell'ambiente. E io dico, dobbiamo imparare a stare insieme, i sindaci devono collaborare, le diverse realtà devono mettersi insieme. Possiamo chiedere finanziamenti se siamo uniti e siamo più forti, altrimenti resteremo indietro. Anche una piccola comunità, quindi, se modernizzata nei servizi essenziali, negli standard di vivibilità quotidiana, può essere offerta come luogo ospitale per coloro che propongono la nascita di attività innovative. Per realizzare questo modello bisogna rifarsi alle diverse visioni della comunità intelligente: la mobilità, il ricorso all'uso di energie innovative, la governance dei processi, la qualità della vita, la cultura, le tradizioni antropiche, l'ambiente, la salute, la partecipazione, l'innovazione sociale. Sono tutti temi che noi dobbiamo cercare di inserire.
nelle nostre progettazioni. Ma si faccia bene attenzione che questo modello di comunità non è o non è soltanto l'insieme di proposte tecnologiche inadeguate alle dimensioni dei nostri piccoli comuni, ma l'idea di fondo che vogliamo invece risulti vincente è che noi dobbiamo avere tutti insieme la capacità di contribuire alla creazione di un modello di collettività più disponibile alla cooperazione. Dobbiamo imparare a cooperare tra di noi, dobbiamo aiutarci a vicenda di quanto fatto nel passato e per questo idonea a perseguire soluzioni efficienti, competitive e più inclusive di quanto fin qui si sia riuscito a realizzare. In definitiva, noi ci candidiamo a costruire per poi guidare uno sviluppo autoctono che, pur se in presenza della grave crisi che attanaglia tutte le economie, può rappresentare un'occasione per promuovere lo sviluppo di microimprenditorialità, soprattutto di quella giovanile, unica risorsa in grado di debellare il lento ma progressivo fenomeno di invecchiamento delle popolazioni delle aree interne, migliorando quindi la condizione generale reddituale, migliorando la socialità dei cittadini ed offrendo nuove opportunità alle imprese. Come Comune abbiamo già avviato l'elaborazione di alcuni piani del piano di sviluppo, quindi di alcuni indirizzi, di alcuni progetti, ma tutto questo dovrà relazionarsi ai documenti che elaboreremo con gli altri comuni affinché non si concepiscano, e questo voglio sottolineare, azioni similari in comuni anche confinanti, affinché le risorse presenti in un comune più che in altri possa costituire un elemento di attrazione per il territorio intero e quindi inteso come distretto piuttosto che come ambito comunale. Se adotteremo convintamente protocolli condivisi, se saremo capaci di cooperare e parlarci, ma parlarci nel vero senso della parola, dobbiamo metterci d'accordo, dobbiamo fare le cose insieme, sono sicuro che avremo un ruolo nella preparazione della futura programmazione e per poter candidare i nostri comuni ad essere prescelti come presidente area pilota. Grazie. Grazie sindaco. Anche il sindaco di Serre, come avete potuto sentire, ha centrato il problema. Bisogna unirsi per bussare e contare di più. Quando si presenta in regione, è una cosa che se va un solo sindaco, una cosa, se si presentano 10-15 sindaci, se le porte si aprono molto più facilmente a prescindere dalla politica. Questo accordo, ci sono sindaci di centrodestra e di centrosinistra, non guardiamo in faccia al colore politico, questo si tratta di dare il servizio al cittadino, di programmare. A noi non interessa, quando uno diventa amministratore si deve spogliare della veste di appartenenza, ma fare gli interessi del cittadino e lavorare per produrre, perché anche i comuni sono aziende. Adesso passo la parola al sindaco di Castelcivite, che anche lui vuole illustrare un po' il suo territorio. Lui ha la fortuna di avere le grotte di Castelcivite, che sono famose in tutto il mondo, molto belle, è una parte del fiume Calore che si può anche fare il bagno, è un'area attrezzata già da diverso tempo. Prego sindaco. Grazie. Sarò brevissimo perché i tempi stringono. Voglio innanzitutto rivolgere un doveroso saluto al vicepresidente del Parlamento europeo, onorevole Pittella, un saluto che estendo a tutti i convenuti. Voglio inoltre ringraziare il sindaco di Altavilla Silentina, Antonio Marra, per l'opportunità che ci ha offerto nel farsi promotore di questo accordo di programma che vede al centro lo sviluppo delle nostre aree interne. Un accordo che già ampiamente ci ha delucidato il dottore Baldi, verso il quale io mi esimo di intrattenermi. Però alcune considerazioni le vorrei fare. È da un po' di tempo che sia a livello ministeriale che regionale la linea che si sta portando avanti è quella della individuazione di aree interne pilota su cui sviluppare la verifica di integrazione tra i fondi del QCS
quadro strategico comune e le azioni tematiche che nei comuni inclusi in questi territori si potranno sviluppare. Dopodiché, verificare come questi interventi potranno di fatto rendere fruibili i nostri territori, le tradizioni della nostra terra e quindi innescare quei processi che portano a nuove imprese, a nuove occasioni di reddito. E questo, in poche parole, quello che noi vogliamo con il nostro accordo di programma. Pensate quale straordinaria occasione potrebbe costituire per il mio comune, che gode della condizione favorevole di poter offrire un grande attrattore come le grotte, di poter riuscire a creare con altri comuni interni, che possono offrire altrettanti elementi di attrazione, un'alleanza strategica per un prodotto turistico locale. Voglio citare solo alcuni dati sulle grotte di Castelcivita. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un'affluenza di circa 20.000 visitatori, di cui il 65-70% nel periodo estivo. Le scolaresche rappresentano circa il 20% delle presenze. Il 10% di presenze sono straniere, quindi dal nord Europa ai paesi iberici, ai paesi anglosassoni. Sono raggiungibili in 30 minuti dall'autostrada Salerno-Reggio Calabria, 30 minuti dai grandi attrattori come Pestum. Questo ci dice come il nostro territorio, al pari di altri, ha forte capacità attrattive. Ritengo pertanto come il turismo oramai costituisce una delle industrie più importanti per l'intero paese Italia, per la Campania, ma soprattutto per il nostro Cilento ed in particolar modo per le nostre aree interne, che hanno assunto negli ultimi anni una forte posizione competitiva rispetto agli altri territori campani. A mio modesto avviso, la strategia di sviluppo del comparto turistico delle nostre aree interne, Alburni Calore, dovrebbe rispondere ad una logica di programmazione che prevede che le risorse territoriali vengano potenziate, collegate e gestite in funzione delle esigenze dei flussi turistici e delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio, così da garantire uno sviluppo socio-economico e culturale, assicurando la contemporanea preservazione delle risorse presenti. Gli interventi dovrebbero tenere conto del contesto territoriale, valorizzando le vocazioni turistiche dell'area nel rispetto dei vincoli che il territorio impone allo sviluppo delle attività ricettive e ricreative. E qui, parlando dei vincoli, si potrebbe aprire una parentesi, non una parentesi, un capitolo per quanto riguarda i danni che stanno creando alle nostre zone interne i vincoli imposti dal parco, dal codice sui beni ambientali, ma di questo penso che non sia il caso di parlarne. Contestualmente è necessario prefiggersi il raggiungimento di obiettivi di carattere sociale ed economico, attività propedeutiche per qualsiasi forma di sviluppo territoriale. In un contesto competitivo caratterizzato da cambiamenti bruschi e repentini e da un crescente grado di complessità sia dal lato della domanda turistica sia da quello dell'offerta, le istituzioni dovrebbero mettere in campo strategie in grado di rispondere con celerità agli stimoli di un mercato sempre più sensibile ai cambiamenti. Le aree interne al Burni Calore, con il loro patrimonio artistico, culturale, oltre che ambientale, possiedono le potenzialità che le dovrebbero proiettare ai vertici dell'attrattività turistica proprio per la possibilità di unire turismo culturale e a turismo di svago. Si caratterizzano per la presenza di siti che hanno superato da tempo i confini nazionali,
le grotte di Castelcivita, il museo naturalistico di Corleto Monforte, lo Scigna Vecchia, Controne con i suoi fagioli, il marrone di Rocca d'Aspide e altre che si stanno affacciando solo ora sul mercato dei viaggi e delle vacanze. Aree interne, continuo, caratterizzate da una vasta ricchezza ambientale, dalla bellezza della natura e del paesaggio, dalla mitezza del clima, dalla ricchezza di attrattive storico e archeologiche, nonché dalla cordialità delle nostre comunità. In tale ottica occorre individuare percorsi integrati che coinvolgano il tradizionale patrimonio di spiagge e mare con visite ai nostri centri storici, ai nostri siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di prodotto, termale, enogastronomica, ambientale e religiosa. Il turismo oramai tende a diventare consumo e risposta al bisogno di conoscenza e di cultura dell'individuo. Di conseguenza è necessario promuovere le attrattive turistiche di un territorio come prodotti da collocare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori. Tuttavia, allo scopo di consentire il pieno sviluppo del turismo nelle nostre aree interne, occorrono vere politiche di sviluppo da parte della nostra regione, indispensabili per essere veramente competitivi sul mercato a partire dai trasporti. Vedi aeroporto di Salerno-Pontecagnano, vedi la nostra viabilità interna. A noi amministratori locali rimane l'obbligo di incentivare le iniziative dei privati in modo che possano promuovere il territorio proponendolo sia ai canali tradizionali della domanda che ai canali innovativi come il web. Devono essere i privati a diventare protagonisti dello sviluppo. Dobbiamo essere al fianco dei nostri artigiani, ristoratori, albergatori, ai giovani che vogliono avviare nuove attività di impresa, non soltanto accompagnandoli nella fase degli investimenti, ma anche e soprattutto affiancarli nella fase di accesso al mercato. Ecco perché noi non abbiamo timore di aderire a questo accordo. Anzi, ritengo che questa occasione è storica per i nostri territori. Un'occasione che questa volta possiamo cogliere sotto tutela di una scelta strategica che individua nelle aree interne l'occasione per un rilancio del turismo che fra tutti i settori è l'unico in crescita rispetto al settore primario e secondario. È un'occasione che dobbiamo cogliere perché i nostri comuni, i nostri territori, dagli Alburni all'intero Cilento, presentano elementi comuni potenzialmente in grado di essere raccolti in un unico brand territoriale. È un'occasione da non perdere perché, come è stato detto, i vari fondi presenti nel QCS ci permetterebbero di candidare tutti i nostri possibili progetti a benefici agevolativi. Ma per fare questo, per fare tutto ciò, non solo in un prossimo immediato futuro, ma nei prossimi 7 anni, c'è bisogno dell'adesione convinta di tutti. E come ha detto nell'introduzione il sindaco di Altavilla, abbiamo il dovere come sindaci prima e come cittadini dopo a provarci. E del mio invito è proviamoci tutti insieme e sono sicuro che ci riusciremo. Grazie. Grazie sindaco. Adesso passo la parola al sindaco di Sacco, un comune piccolo di circa 500 anime, è uno di quei comuni che sta soffrendo molto lo spopolamento grazie alla mancanza di infrastrutture nel territorio, un comune ricco di storia, di bellezze naturali, paesaggistiche e che ogni anno la popolazione diminuisce. Nelle nostre aree, caro Presidente, non abbiamo bisogno di esercito, di altre autorità che ci... Noi siamo un popolo laborioso, un popolo sano, un popolo pulito. Non siamo la parte della Campania brutta. Quando si parla del Sud Italia veniamo accorpati alla parte del meridione di delinquenti. Noi siamo un'area dove posso garantirvi che i carabinieri ci sono,
e servono più per le pratiche burocratiche, per le pratiche che delinquono. Quindi siamo un territorio di circa 30.000 abitanti, questo che abbiamo fatto l'accordo testo, che va in espansione, però è un territorio ancora sano che lo Stato, man mano che vanno gli anni avanti, sta abbandonando proprio per la mancanza di infrastrutture. Sindaco, prego. Allora, buongiorno a tutti. Io non era in programma un mio intervento, ma non potevo approfittare dell'occasione della presenza autorevole dell'onorevole Pittella. Spiego perché. Diceva bene il sindaco, il mio comune è un comune con quasi 600 abitanti, ma che vive una situazione di spopolamento molto forte. Questo dovuto sicuramente a quello che diceva bene il professore, tante cose, ma non siamo mai riusciti a stare insieme e programmare una cosa più grande probabilmente di quello che potevamo immaginare. Quando fui chiamato dal sindaco di Altavilla, in un primo momento sono rimasto quasi sconcertato, perché si parlava di aree interne, mi chiamava il sindaco di Altavilla e non riuscivo a capire bene cosa dovevamo fare. Ma poi da subito ho dato la mia disponibilità e sono tra gli ultimi comuni, i comuni più piccoli a monte nella parte interna del Cilento. Perché dobbiamo anche dire questo, è ovvio che uno sviluppo ci sarà se le aree interne avranno interesse. Noi abbiamo, lo dico solo per citare, perché il professore Baldi lo diceva prima, è stato fatto questo asse del fiume venendo dalla Basilicata, scendendo poi per Pertosa. Devo aggiungere a questo che noi, il comune di Sacco, ha le bellissime sorgenti del fiume Sammaro, che è uno dei maggiori affluenti del Calore ed è stata poi censita dal Corpo Forestale dello Stato come bene naturale tra i più interessanti d'Italia, addirittura d'Italia. Non a caso è stato soggetto di intervista di un servizio della trasmissione Wild come sito naturale e lo abbiamo rimasto, abbiamo cercato anche di evitare determinati tipi di lavori per mantenere quell'area geografica il più naturale possibile. Ma volevo oltre che ringraziare il sindaco perché ci ha creduto e ci ha fatto anche credere in questo progetto così ambizioso, perché lo dobbiamo dire, è un progetto molto ambizioso, e io faccio gli auguri a tutti quanti noi che la Regione Campania, quando andrà a individuare le tre aree strategiche come aree interne nella Regione Campania, ci sia questa nostra area che possa dire fare la parte da leone. Ma volevo anche approfittare in questo sistema e con un'ambizione ancora più grande sottolineare all'onorevole Pittella che noi con quell'asse geografico del fiume, per quanto mi riguarda, mi ritengo sempre anche io in quest'area geografica un lucano, perché la Lucania era il fiume Sele, dovrebbe essere il confine sud, il confine nord della Lucania. Quindi dobbiamo cercare di riaprire anche geograficamente un discorso lucano, perché diceva bene Antonio prima, noi non abbiamo nulla forse a che vedere con Napoli, con l'Interland napoletano, ci assoggettano sempre a questo, parlano delle Cinque Terre, dei prodotti, delle cose che non vanno bene, diranno anche che il Cilento siamo Napoli, non è così. Quindi faccio l'augurio che questo accordo di programma possa portare dei benefici a tutte le aree interne del Cilento, del Basso e Alto Cilento, del Calore, del Vallo di Diano, perché dobbiamo essere sempre maggiori. Io vedo qua il sindaco di Piaggine, che saluto, il sindaco di Magliano, e ci faremo anche promotori nell'unione dei comuni che abbiamo costituito da oltre 10 anni di poter aderire in modo forte a queste iniziative, perché ci dobbiamo credere un po' tutti quanti. E chiedo all'onorevole di farsi anche carico, onorevole, di riaprire quel vecchio discorso della Lucania, perché ci sentiamo più lucani che napoletani. Grazie. Grazie sindaco, colgo l'occasione, vedo il titolare dell'Araba Fenice qua presente, Angelo Carrozzo, che ci ha messo a disposizione questa bellissima sala, che dopo il presidente vuole fare anche una visita. Quando lui è arrivato ha visto questa bella struttura, allora io che sono meridionale non conosco bene il meridione, non siamo una cattedrale nel deserto ma siamo una realtà. Grazie all'Araba Fenice di averci ospitati stamattina. Voglio salutare anche il sindaco di Sant'Angelo delle Fratte che ci ha raggiunto qua stamattina, e il direttore della BCC dei Comuni Cilentani della filiale di Altavilla, dottore De Marchi, che vedo in fondo là. Adesso per un breve saluto passo la parola al sindaco di Tito, che è qua stamattina, che lui già
capofila in un altro accordo di programma in Basilicata e poi successivamente il sindaco di Marsico Nuovo per un breve saluto. Grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente io porto il saluto a questo incontro stamattina e al vicepresidente onorevole Pittella con tutti i miei colleghi sindaci che vedo abbastanza numerosi del Salernitano, il saluto dei sindaci della Basilicata. La nostra, come è stato già detto attraverso l'intervento di chi mi ha preceduto, sono terre che sono molto vicine, non soltanto geograficamente, ma sono vicine culturalmente, probabilmente politicamente, ci accomunano tanti elementi, tanti fattori. Occasione questa mattina per stare insieme, per confrontarci su queste tematiche che ci vedono oramai, per quanto ci riguarda, una trentina di comuni della Basilicata insieme per questo accordo di programma per la valorizzazione delle aree interne, ai quali si aggiungono adesso e già da qualche tempo i comuni del Salernitano. La Basilicata è una regione di 131 comuni, 100 nella provincia di Potenza e 31 nella provincia di Matera, il 75% sono comuni al di sotto dei 3.000 abitanti. Questo la dice lunga sulla valorizzazione delle aree interne, ma la dice lunga attraverso tutti i ragionamenti che stiamo facendo questa mattina. Noi questa mattina stiamo parlando, e probabilmente in maniera inconsapevole, di unione dei comuni, che sono il futuro per le nostre comunità. Oramai ci vuole un approccio culturale nuovo da parte degli amministratori pubblici, al di là se sono amministratori e sindaci di un comune di 600 anime, al quale va tutto il nostro rispetto e tutta la nostra attenzione, a comuni molto più importanti. Quando noi parliamo in Basilicata di comuni importanti, parliamo di comuni di 5.000 abitanti, perciò voi già siete in un contesto sicuramente più significativo in termini di residenza. Però noi questa mattina parliamo di unione dei comuni, parliamo di macroregione, parliamo di uno sviluppo che dovrà essere inevitabilmente, attraverso gli amministratori locali, portare all'attenzione un interesse rinnovato per il Mezzogiorno d'Italia, che come assistete tutti quanti è, non è più nell'agenda del Governo nazionale ai primi posti, e qui vorrei rimarcare il ruolo dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di più Europa per essere più rappresentativi come Italia e non soltanto come Italia del Nord, del Centro e del Mezzogiorno d'Italia. E abbiamo bisogno di uomini rappresentativi, abbiamo bisogno di rappresentatività. E questa mattina cogliamo l'occasione tutti quanti insieme di rivolgere un affettuosissimo augurio, al di là di un pizzico di campanilismo, perché poter dire che il vicegovernatore, il vicepresidente dell'Assemblea europea è l'onorevole Pittella, al quale auguriamo tanta fortuna. L'ultimo presidente dell'Unione Europea è stato un altro grande di Basilicata, Emilio Colombo, che io questa mattina ricordo con tanta stima e con tanto affetto. Auspichiamo all'onorevole Gianni Pittella la stessa fortuna, lo stesso ruolo internazionale che ha caratterizzato Emilio Colombo in quegli anni. Ma tornando al tema della valorizzazione delle aree interne, io credo che questa sia l'unica strada che ci potrà contraddistinguere e ci potrà portare al di fuori di una sorta di isolamento che spesso vede il Sud marginalizzato rispetto a tutti i temi nazionali ed internazionali. Ovviamente potremo parlare qui questa mattina, perché i problemi dei miei colleghi sindaci sono comuni a tutti, del patto di stabilità, del tema dei rifiuti, dell'ambiente, di chi più ne ha ne metta, delle infrastrutture che mancano. Però alla base di tutto questo ci vuole un impegno rinnovato, ci vuole un approccio culturale diverso da parte dei cittadini e di chi li rappresenta, ossia degli amministratori locali, e su questo mi sento di dire che l'onorevole Pittella potrà garantirci sicuramente una presenza istituzionale in campo internazionale che potrà contraddistinguere e riportare i temi del Mezzogiorno d'Italia all'attenzione dell'Europa. Grazie e buona giornata. Grazie al sindaco di Tito. Adesso passiamo la parola al sindaco di Marsico Nuovo. Ma la prima cosa
che mi viene di dire è complimentarmi con il sindaco che ha preso questa iniziativa e poi con tutti gli altri sindaci che sono al tavolo della presidenza e anche dell'uditorio, che vedo abbastanza interessato e abbastanza qualificato. Onorevole Pittella poi è la ciliegina, diciamo, della giornata. Non entrerò nel merito tecnico della questione, perché più bravo di me sicuramente è stato il professor Baldo, su cui poi dirò qualcosa, e tutti gli altri che sono intervenuti. Io voglio fare una considerazione di carattere un po' generale sulla nostra situazione e su come potremmo tentare di uscirci, anzi ci dobbiamo uscire, perché prima o poi una soluzione la dobbiamo trovare. Io ritengo che stiamo celebrando, prima l'abbiamo fatta già da 3 anni, noi siamo partiti in Basilicata con questa storia, e oggi lo stiamo celebrando in questa sede, un fatto storico, un qualche cosa che per me, che ho pure una certa età, ho fatto il sindaco dall'85 al 94 la prima volta, poi dopo 15 anni sono alla seconda consigliatura, ho fatto un'esperienza alla provincia come assessore di Potenza per una decina d'anni, non è mai successo in tutto questo percorso iniziative del genere, iniziative, come dire, condivise anche se con grande sofferenza, con grande incredulità da parte dei sindaci, però alla fine noi ci abbiamo messo qualche anno per convincerci, alla fine ci siamo convinti e quindi oggi siamo fieri, lieti, orgogliosi di avere l'apprezzamento dei tecnici della regione nostra che si interessa del programma europeo, degli assessori, dello stesso presidente della nostra regione, perché abbiamo anticipato i tempi ed oggi siamo pronti per poter usufruire di questa opportunità che ci dà l'Europa. Allora, una considerazione di carattere generale e chiudo. Noi siamo la coda dell'Italia, abbiamo sempre detto, il meridione, ma perché? È quello che poi alla fine noi, come dire, una cosa che ci fa male, ma perché il meridione è diverso dal centro e dal nord dal punto di vista di sviluppo? Abbiamo avuto la sfortuna di nascere in una terra povera, in una terra deserta, in una terra dove non c'è niente? Non è vero, perché da quando è nata la storia, la cultura è nata nel Mediterraneo, e quindi prima il Tigre e l'Eufrate, poi i Greci, poi i Romani hanno vissuto la loro gloria soprattutto nei nostri territori, non in Germania, non nell'Alta Italia. Quindi abbiamo il territorio, diciamo, favorevole per quanto ci riguarda. Allora, per quale motivo noi siamo rimasti indietro rispetto agli altri, se eravamo addirittura avanti? Motivo, come lo leggo io, perché la storia è andata come è andata, perché noi, accodato un poco, perché non abbiamo noi partecipato alla costruzione dell'Italia, alla fine ci ha danneggiato fortemente l'assistenzialismo che c'è stato nei nostri confronti da parte del governo centrale, che non ci ha fatto ragionare con la nostra testa, perché io mi rendo conto, sul mio comune adesso abbiamo un po' di soldi del petrolio, no? E continuiamo, io vengo dalla Val d'Agri, continuo a dire che non vogliamo soldi, vogliamo sviluppo, occupazione, perché i soldi che mi danno a me, io faccio assistenza, e se tu assisti la gente non la farai mai crescere. Noi siamo stati assistiti, per questo non siamo cresciuti. Oggi purtroppo nemmeno l'assistenzialismo c'è più concesso. Allora dobbiamo alzare la testa, metterci dritte e cercare di ragionare con le nostre forze, con le nostre capacità e andare avanti. Quindi questa è una grande opportunità. È un'opportunità. Di solito l'Italia ha fatto le cose più belle dopo la guerra, cioè dopo una grande crisi la gente incomincia, come dire, a imboccarsi le maniche e mettersi a lavorare. Siamo in una grande crisi
E questo forse ci avvantaggia per spogliarci di questa povertà mentale che ci portiamo dietro. Allora, oggi stiamo percorrendo una strada abbastanza interessante. Bisogna dare atto che, almeno per quanto ci riguarda, ma penso che la stessa cosa è successa a voi, che questa strada ce l'ha fatta imboccare il dottor Baldi. Perché? Perché il dottor Baldi, professionalmente, l'avete visto, ha espresso con grande competenza tutto il percorso che dobbiamo fare per accedere a questi finanziamenti, ma questo non bastava, perché se il dottor Baldi ci chiamava e ci faceva io sono capace, io ho letto, io vi dico, io vi faccio, e finiva là e poi toccava a noi, come dire, spingere per andare avanti, avrebbe perso tempo, perché insieme a questa qualità ne tiene un'altra, quella che ti sveglia la mattina alle 7 per dirti dovete fare questo, a mezzanotte ti dice forse è ora che mo dobbiamo riposare per essere pronti domani mattina, cioè nel senso che è convintissimo di questo percorso, per cui c'è stato dietro fino a quando a farci convincere, perché il sindaco, almeno per me, ma penso che questa è la storia di tutto, perde tempo sui comuni, la macchina è inceppata, i funzionari sono quelli che sono, non tutti logicamente, ci sono persone brave, ma la maggior parte sono state riciclate dalla 285, sono state riciclate da una serie di... Quindi non abbiamo, sempre il famoso assistenzialismo, anche persone di un certo livello e con la volontà di studiarsi i problemi, per cui un comune se resta solo là nel suo chiuso finisce per interessarsi più a chiudere qualche buca che a questi grandi progetti. Allora, questo è il primo, abbiamo avuto questa prima fortuna. Allora, io sono convinto che noi ci possiamo riuscire in questo. Il tecnico lo abbiamo che ci assiste, abbiamo il riferimento europeo per quello che ci può servire, perché il riferimento europeo penso che è fondamentale. Pittella, gli abbiamo dato tutto l'augurio, ma io non gli do l'augurio perché l'augurio si dà dopo, quando viene eletto, perché sono convinto che sarà eletto a quella carica, non eletto come parlamentare europeo. So che non si tira mai dietro, io lo dico per esperienza, non per, come dire, riconoscergli un merito che forse non c'è. Abbiamo Basilicata, io Marsico Nuovo, Lauria, quindi da quando stavo alla regione abbiamo lavorato sempre insieme, è un grande lavoratore, uno che ci crede, uno che rispetto a tanti altri invece che pure in Basilicata teniamo, non so i vostri come sono, ma in Basilicata la maggior parte dopo eletto non li vedi più, non li senti più. E quindi abbiamo anche questo ingrediente. Il territorio, come abbiamo detto tutti quanti, i sindaci, ognuno ha espresso, come dire, ha illustrato le ricchezze che ha sul territorio, quindi il quarto ingrediente poi spetta a noi, cioè quello di creare la cultura del fare nelle nostre realtà. E la cultura del fare la possiamo creare solo se ci crediamo noi, e noi ci crediamo perché l'abbiamo sempre detto, però non siamo mai riusciti a farla. Ma se riusciamo a lavorare insieme come abbiamo fatto, io ho notato 30 comuni, noi ci muoviamo insieme alla regione, anche se qualcuno ha dubbi su quello che dobbiamo fare o voleva fare qualche iniziativa diversa per farsi qualche clientela, si deve bloccare per forza, perché di fronte a una forza di 30 persone con un progetto ben messo, ben fatto, deve prenderne atto e deve andare avanti sulla volontà del territorio e non su una volontà diversa. Quindi tutto lascia ben sperare che questo famoso detto di Carlo Levi, insomma, lo cancelliamo definitivamente, perché ultimamente addirittura è intrecciato, perché noi per incominciare a pigliare un trasporto, un treno, dobbiamo andare a Salerno, quindi non a Empoli. Ci auguriamo che questo treno possa arrivare almeno a Reggio Calabria e che noi veramente
quello che si diceva, io pure ho tre figlie, una a Firenze, una a Gaeta, un'altra a Milano, quindi fuori da quelle nostre realtà sono tutti bravi. Quando restano nella nostra realtà non riescono a produrre perché non c'è il substrato, non c'è il clima adatto e noi dobbiamo cambiare questo clima. Se facciamo questo significa passeremo alla storia pure noi per quello che facciamo come persone che hanno dato una svolta. Questo è l'augurio che tutti insieme ci facciamo e penso che ormai, una volta che abbiamo diagnosticato, Pettella è pure medico, quindi quello che dico, se diagnosticate che ci vuole l'operazione, non lo dobbiamo rinviare più questa operazione, lo dobbiamo fare se vogliamo guarire. Auguri a tutti. Buon lavoro. Grazie Sindaco per la sua semplicità nell'esprimersi ed è tutto giusto quello che tu hai detto. Avere oggi la presenza di un politico a fianco dei sindaci come una volta è molto difficile, perché adesso si fa solo con i miti la politica e il politico locale, essendo nominato in Parlamento, ha poco interesse a girare per i vari territori e che i problemi che ci sono. Si nascondono dietro la crisi e quindi poi i problemi, le cose le danno tutte le responsabilità ai sindaci. Adesso diamo la parola all'onorevole Pittella con grande gioia. Si sente col microfono così? Sì, allora posso dire care Lucane e cari Lucani, lo dico con grande orgoglio, ma per fare la grande Lucania dobbiamo fare i grandi progetti, perché la grande Lucania non è soltanto un'espressione amministrativa, prima vengono i progetti, poi viene anche il dato amministrativo. Dobbiamo smetterla di fare battaglie propagandistiche. Dobbiamo iniziare concretamente a fare la grande Lucana. Voi lo state facendo con questa iniziativa, mettendo insieme potenzialità del territorio, diciamo, lucano che sta in Campania e del territorio lucano che sta in Basilicata, con la convergenza dei sindaci e con la guida di un esperto, di un tecnico impeccabile come il dottor Balbi. State facendo questa operazione e io sono con voi. Qui sono in veste istituzionale, bene che diciamo è iniziata la campagna elettorale, ma non sono qui come candidato, sono qui come vicepresidente del Parlamento europeo e come cittadino e politico che crede in questa operazione. Chi mi segue da più tempo, Domenico Vite, uno che mi segue da più tempo, sa che il seme della programmazione integrata della città-territorio io l'ho cercato di diffondere da anni. Oggi vedo che questa diffusione è attecchita perché sindaci di differenti comuni di taglia diversa, da 500 a 4.000 o 10.000, di differenti regioni, si mettono insieme. Per fare cosa? Per programmare e per gestire insieme. E lo fanno anche insieme a forze imprenditoriali, a banche, saluto la BCC, a professionisti. Perché non si può fare a scompartimenti stagni. Questo progetto, che è così ambizioso, deve vedere tutte le forze vive di questa realtà lavorare insieme. Dicevo prima, arrivando qui, questa è una struttura magnifica, lo dico al titolare, lo dico a chi ci lavora, ai cittadini, questo albergo, ma questo albergo che è bellissimo, se poi non c'è il manico, rimane un albergo bellissimo che poi deperisce. Quindi bisogna fare un'operazione di individuazione delle risorse, qui l'avete detto. Poi ognuno ha detto le cose importanti, dalle sorgenti, alle grotte, ai prodotti agroalimentari, all'ambiente, c'è tutto.
mettere insieme quello che avete, che sommando diventa una forza di attrazione straordinaria. Ma questo non basta. Poi attorno a questo ci vuole una capacità manageriale di gestione. E poi non basta, ci vuole una capacità di marketing, di comunicazione, di vendita del prodotto. Tutte cose che sono mancate. A volte abbiamo avuto la capacità di mettere insieme le potenzialità e non abbiamo avuto la managerialità. E a volte abbiamo avuto le prime due, non abbiamo avuto la capacità poi di far sapere che esistiamo, che come voi avete ricordato non c'è soltanto la mozzarella avvelenata, c'è anche la mozzarella buona in Campania. E non c'è soltanto la mafia o la camorra, ci sono persone per bene, oneste, laboriose, intelligenti e il marchio infamante che ci hanno messo e cucito addosso, non lo meritiamo tutti. C'è una piccola parte di questo mezzogiorno che lo merita, ma la stragrande maggioranza dei cittadini meridionali sono persone per bene, ma questo non appare in Italia e nel mondo. Quindi dobbiamo avere la capacità di fare tante cose insieme con questo progetto. Ed io voglio stare vicino. È stato già detto sul fronte finanziario. Ci sono 18 miliardi di soldi europei non utilizzati in Italia, nella vecchia programmazione. Ci sono 30 miliardi di euro della nuova programmazione e ci sono 60 miliardi di cofinanziamento. Fate i conti. 18 più 30 fa 48, più 60 fa 108. Diciamo 100 miliardi di euro. Il problema qual è? Quindi non è che l'Europa è matrigna. Questa struttura qua è stata fatta anche con fondi europei, se non sbaglio. La metropolitana di Napoli, che è un gioiello, è stata fatta con fondi europei. Quindi non è che dobbiamo dire sempre che l'Europa è una schifezza. Perché se non ci fossero stati i fondi europei, qui avremmo chiuso. Poi altra è la politica economica, hanno deciso i governi europei, è un'altra cosa. Quella è una schifezza. Ma non l'Europa è una schifezza, perché i fondi europei come li gestiamo? Il problema non è l'Europa, il problema siamo noi. Come li gestiamo questi fondi? Come con i parametri del passato con cui abbiamo continuato, hanno perché non c'entro niente, gestito finora, e cioè privilegiando l'assistenza, i canali a polvere, per cui va il sindaco di Tito, di Sant'Angelo Le Fratte, per parlare dei Lucani, così non vi arrabbiate voi, e va dall'assessore di turno e dice: sai, mi finanzi questo campo sportivo? Oppure mi finanzi questo rifacimento delle aiuole della piazza? Che fa l'assessore? L'assessore regionale è di finanza, si fa un amico sindaco. Peggio ancora quando si tratta di finanziamenti alle sagre, con tutto il rispetto per le sagre, sono cose che vanno fatte e rifatte, sempre con maggiore qualità, mi raccomando, siamo vicini all'ora di pranzo, non vi faccio l'elenco delle sagre, altrimenti vi faccio venire l'ipoglicemia. Ma possiamo usare i fondi europei per finanziare le sagre? Quale contributo danno alla crescita economica del territorio? Allora, un progetto come questo dà un contributo rivoluzionario. Allora i fondi vanno usati per queste cose, vanno usati per la dotazione infrastrutturale, fisica, grandi reti, vanno usati per potenziare le scuole, l'educazione, l'istruzione, la ricerca, e vanno usati per programmi integrati di sviluppo che mettono insieme le eccellenze di un territorio. Allora io sono con voi, e sono con voi perché questa è l'unica strada per uscire dalla crisi e per dare un nuovo volto al mezzogiorno. E non è vero che non ce la possiamo fare, non è vero,
perché se noi siamo rassegnati non ce la faremo mai. Chi deve cambiare? Non c'è un Deus che deve cambiare il volto del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno siamo noi, e se non lo cambiamo è colpa nostra. Certo, ci saranno anche responsabilità. Ci saranno anche responsabilità nazionali, per l'amor di Dio, figuriamoci. Ci sono tanti che in Italia non se ne fregano niente, non hanno l'idea del contributo che il Mezzogiorno può dare all'Italia, perché è sciocco pensare che un milanese si avvantaggi se il Mezzogiorno sta male. È sciocco. Un milanese o un torinese si avvantaggia se il Mezzogiorno sta bene. Cresce tutta l'Italia se cresce il Mezzogiorno. Ma noi vediamo che dobbiamo fare noi. Per fortuna i soldi ci sono, questa volta ci sono pure le idee e c'è una volontà comune di portarle avanti. Quindi siamo nelle condizioni ideali per fare questa sfida e per vincerla. Io vorrei farvi tre proposte, anzi mi voglio impegnare con voi su tre cose, perché non mi piace fare discorsi retorici e teorici, mi piace assumere impegni concreti. La prima cosa è di accompagnare Balbi e tutti voi nella ricerca dei canali finanziari che riguardano la regione. Sicuramente troveremo sensibilità nel presidente, nell'attuale governatore. Qui parliamo al di fuori delle appartenenze politiche, sono d'accordo con voi. Io ho una grande stima per l'attuale governatore della Campania, che prescinde dal fatto che io sono da una parte e lui dall'altra parte. Quindi canali finanziari regionali, ma anche canali finanziari europei e canali finanziari privati. Bisogna fare un'operazione che non escluda nulla, ed io vi posso dare qualche suggerimento e vi posso accompagnare in questa ricerca. La seconda cosa che vorrei fare è essere disponibile ad una verifica semestrale del progetto. Sono pronto a venire qui ogni sei mesi per vedere come funziona e come va avanti il progetto insieme ai sindaci, insieme agli attori interessati. Terzo impegno, vorrei ospitare voi a Bruxelles, se i cittadini mi daranno i voti ovviamente, per tornare a Bruxelles. Ma questo lo mettiamo tra parentesi, per presentare il vostro progetto al Parlamento europeo con attori e interlocutori europei, perché noi dobbiamo dire anche lì e soprattutto lì che non c'è soltanto il Mezzogiorno del disfattismo, dell'assistenza, dello spreco, ma c'è anche il Mezzogiorno che sa usare i fondi europei. Guardate, io lo so perché sono stato per 10 anni nella Commissione Bilancio del Parlamento europeo, dove, cari sindaci, ogni volta che dovevamo decidere i fondi europei da destinare alla regione del sud, io dovevo fare una fatica di Sisifo per convincere gli inglesi, gli olandesi, i danesi, i tedeschi, cioè tutti quelli del nord Europa, i quali in ogni anno esercizio di bilancio mi dicevano: ma scusa, ma qui risulta che i fondi non sono stati spesi, perché noi contribuenti tedeschi, olandesi o danesi dobbiamo dare i nostri soldi, perché sono soldi che danno pure loro, per regioni che non li spendono? Ed io mi sono contorto, facevo le contorsioni in commissione bilancio per spiegare: no, ma ci sono stati problemi, lì c'è stato il terremoto, non hanno potuto spendere, lì c'è stata quest'altra cosa, lì così, però stanno programmando. Insomma, abbiamo fatto in modo che sia nel 2007-2013, sia nel 2014-2020, i soldi ci sono stati e ci saranno, però viva Dio, bisogna saperli spendere. E allora poter andare a Bruxelles e portare questo progetto con la vostra presenza e invitare anche il commissario europeo, quello che sarà il commissario europeo alla politica regionale, e dire che esiste una best practice, una bella pratica, un'ottima esperienza che si sta facendo nel cuore del Mezzogiorno, secondo me facciamo un'operazione
di marketing appunto e di rilancio della credibilità e della stima che serve a tutti noi. Io ho concluso, come vedete sono stato breve, ma spero di essere stato efficace. L'augurio di buona Pasqua che voglio darvi, di solito si dice quando fa gli auguri per Natale, per Pasqua, la serenità, no? Qualcuno ci aggiunge la salute, sembra buono, e io ci voglio aggiungere anche l'ambizione. Quindi il mio augurio è serenità, salute e ambizione, che noi dobbiamo aumentare il tasso di ambizione che portiamo dentro di noi. Non è sufficiente, dobbiamo farlo salire, dobbiamo essere più ambiziosi, che non significa essere presuntuosi. Ambizioso e umile è la stessa cosa, cioè può andare insieme, deve andare insieme, ma un uomo o una donna che non ha l'ambizione di cambiare le cose, che serve? E ognuno di noi nel suo piccolo può cambiare le cose, chi fa il sindaco, chi può fare l'europarlamentare, chi fa la giornalista, chi fa la studentessa, chi fa l'attrice, chi fa l'albergatore, chi fa l'imprenditore, ognuno di noi nel suo piccolo può cambiare le cose, e se poi queste persone si mettono insieme diventano un esercito rivoluzionario. La speranza ha due figlie, una figlia si chiama sdegno per le cose che non vanno e un'altra figlia si chiama passione per cambiare le cose che non vanno. Non è la frase, non è la mia, è di Sant'Agostino. Auguri. Domanda, prego sindaco. Poi se c'è qualcun altro che vuole fare qualche intervento. Buongiorno a tutti, io evito di accavallarmi con i complimenti, i saluti, vado direttamente alla domanda. Abbiamo parlato di fondi europei, abbiamo parlato di terreni, impegni che l'onorevole Pittella si è preso poc'anzi. In questo momento stanno scrivendo il POR. La Regione Campania sta scrivendo il POR. Per il POR passano tutti i contributi infrastrutturali, cosa che in passato si è fatto con la legge 51 e perciò non sono stati utilizzati i fondi europei, perché era più comodo utilizzare i fondi di bilancio della Regione. Ecco il motivo per cui i soldi europei tornano indietro. Detto questo, ai tavoli tecnici che vengono istituiti per scrivere il POR in questo momento e deve essere pubblicato entro fine aprile, le aree interne non sono rappresentate. Corriamo il grosso rischio che Napoli e eccetera eccetera si appropri anche di questa definizione di aree interne. Aree interne sono le aree che sono lontane dalle stazioni, dalle università, e al di là del fatto che si trovino sulla costa o in montagna, sono aree isolate. Siccome ci stanno questi soldi che verranno destinati grazie al ministro Barca, all'ex ministro Barca che ha coniato il termine aree interne, lo dobbiamo ringraziare, vero onorevole, se dico inesattezze, ecco, io volevo che lei si interessasse a questa problematica. Lì, non so se siamo ancora in tempo, ma purtroppo da voci che circolano sembra che il POR venga scritto come è stato scritto il POR 2007-2013, quindi concentrato su Napoli. Napoli non ha le progettualità tali per drenare i finanziamenti, tutti i finanziamenti europei, e corriamo il rischio di rivivere un incubo. Ecco, grazie onorevole, auguri di buona Pasqua. C'è questo rischio. C'è questo rischio. No, non siamo proprio a questi livelli. Ma tu hai notizie? Perché... Sì, io posso dirlo. Insomma, dirlo. Vuoi dare questo, sciogliere questo dubbio che c'ha? Se vuole dopo glielo dico, no? Non ho problemi. Dire. Comunque non andate via che dopo c'è un piccolo rinfresco fuori sotto il terrazzo qua. No, capisco che il sindaco ha fatto questo accenno alla
paternità dell'individuazione delle aree interne. Le do due indicazioni, Sindaco. Molto banalmente, quando ho parlato con i suoi colleghi della programmazione 2014-2020, ho voluto usargli questi esempi. Noi ci siamo visti, penso, un anno fa. Un anno fa non avevamo una scadenza a fine aprile, avremmo avuto un anno davanti per poter candidare una nostra progettualità alla programmazione 2014-2020. È un incontro il nostro molto franco, deve essere così, perché l'onorevole Pittella ha voluto accorciare i termini della dialettica. È vero che siamo agli sgoccioli, io non credo che ci si farà. C'è qualcuno che pensa che la metà di maggio possa essere una tappa per definire alcune linee guida, poi i regolamenti verranno ancora dopo. Barca sta tenendo degli incontri, addirittura bilaterali, tra il governo e le regioni, ma si sta discutendo di aree pilota, si stanno raccogliendo le indicazioni da parte delle regioni. E sapete che sta succedendo da parte delle regioni? Sapete perché la sensazione è che Napoli possa essere dominante rispetto a Salerno e Salerno rispetto alle aree interne? Perché loro hanno qualche progetto, voi non ne avete. Il mio invito, quando abbiamo fatto l'incontro per cui noi stessi abbiamo deciso di candidarci e avere l'occasione di andare a mettere il cappello sulla sedia un anno fa o ancora oggi e prenotarsi nella programmazione. Individualmente non si riesce evidentemente a fare una proposta. Nelle aree strategiche ci sono le grandi aree urbane e ci sono le aree interne. È evidente che le grandi aree urbane fanno il loro mestiere. Dobbiamo anche noi fare il nostro, avanzare la nostra progettualità. Non credo che l'onorevole Pittella possa diventare il nostro santo protettore, se non capace lui di sostituirsi a noi creando e formulando progetti. Allora, i tempi non sono terminati. Noi abbiamo due occasioni: ambire a diventare area pilota, e l'area pilota non significa essere un'area franca, un'area di royalty come succede nelle aree petrolio, ma siamo un soggetto sotto attenzione dove si lavora, si testano i progetti e i buoni risultati, la buona pratica va poi spalmata sul resto del territorio. Oppure andiamo in coda e comunque potremmo ambire alla seconda tornata della programmazione, ma la nostra ambizione è quella di diventare da subito soggetti della programmazione regionale. Quindi i tempi per me non sono assolutamente bruciati, tant'è che il sindaco di Altavilla ha già parlato col presidente Caldoro, abbiamo già calendarizzato anche con l'assessore alle attività produttive, onorevole Martuscelli, un incontro per discutere le linee guida di questo progetto e ci candidiamo a presentare da qui alla fine di maggio-giugno il progetto complessivo dell'accordo di programma. È evidente, se ci dovesse essere Piaggine, Pisciotta, faccio dei nomi a casa, in questa programmazione il potere contrattuale, insomma, diciamocelo chiaramente, è molto più forte, perché anche l'elemento di attrazione che è montagna, parco, mare diventa molto più attrazione in un'ottica di brand territoriale. Quindi dipende anche da voi. Ora, ma sono due cose, se posso permettere, il progetto pilota di cui stiamo parlando, area pilota, è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui mi riferivo io. Io mi riferivo a una programmazione strategica. No, stanno preparando le aree pilota adesso. Le regioni devono indicare le aree pilota. Vabbè, chiarito tra di voi. Vabbè, poi avremo modo di parlarne. Sì, certo. Come dicevo prima,
noi siamo al di sopra della politica, io inviterò, già ne ho parlato con Galdoro personalmente, e siamo stati pure a Napoli e quindi lui già sa di questa iniziativa, lui lo inviteremo anche qua ad Altavilla o in un altro comune, poi decideremo con gli altri sindaci, a un incontro per lo stato di avanzamento di questa progettualità che noi stiamo mettendo in campo. Come diceva Balbi, ci vogliono i progetti, se non si portano i progetti a Napoli è come la lotteria, dice ma io non vinco mai, uno se non compra il biglietto della Lotteria d'Italia come può vincere se ne piglia uno, se la sua fortuna l'assiste. Giusto. Noi se non mettiamo i progetti in campo come puoi aspettare che lo Stato, la Regione ti finanzi, l'Europa ti finanzi? Bisogna lavorare, siamo un poco disattenti. E dobbiamo essere più attenti a questa programmazione come amministratore. Ci sono delle volte che ho avuto modo di incontrare dei sindaci che quando li ho chiamati quasi quasi si scocciavano, ma che cosa stiamo parlando? Ma io tengo da fare, io tengo da fare l'altro servizio. Come se il sindaco di Saltavilla sia un sindaco disoccupato, disperato, che cerca opportunità. Io non ho il tempo nemmeno di dormire più oggi. Tra le tante molteplici attività che io faccio, oltre ad occuparmi dei miei concittadini, adesso stiamo allargando anche il raggio di azione, ma non perché uno vuole avere una visibilità, dobbiamo costruire. Ci sono i momenti, come diceva l'onorevole, di disperazione, ma ci sono momenti anche di passione. A me quella che è comune tra le tante disperazioni che capitano tutti i giorni, c'è una passione per tutte le cose che io faccio, quindi invito tutti i cittadini, tutti coloro che fanno qualcosa, lo facciano per passione, non per un modo di fare, giusto per occupare una poltrona o fare qualche altra cosa. Grazie, vi do gli auguri di buona Pasqua a tutti. E adesso c'è un momento conviviale di rinfresco, l'onorevole starà in mezzo a noi.